Il video di oggi, ragazzi, è stato girato con la Nikon F500. Allora, ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che ore sono? Le 18 e 12 minuti. 18 e 12 minuti di un venerdì 15 settembre. Sì, 15 settembre. Venerdì. 18 e 12 minuti. Allora, proseguiamo un po' questo discorso di autista contro padroncino, no? Autista contro padroncino. Che siate quello migliore del mondo, l'abbiamo già detto nel video precedente, no? Che avete comprato un camion pari al nuovo, quindi non c'è da dire nulla su questo non c'è da dire. Sicuramente sarete andati a lavorare nella migliore azienda dove tutto viene pagato con puntualità, precisione e via discorrendo. Però se mettete caso che a volte non è proprio così, non lo so. Facciamo questo paragone. Intanto avete tirato fuori qualcosa come qualche migliaia di euro, no? In fondo al mese, perché... E cazzo. Che c'è? Avrete tirato fuori qualcosa con qualche migliaia di euro per il gasolio. Quanto costa il gasolio? 1,9? Uno, non lo so, io vado a benzina, non lo so quanto costa il gasolio. Avrete tirato fuori qualche soldino. Poi il leasing si sarà preso la sua parte, no? Intanto. Chiamiamolo leasing perché cambiale brutto non è un bel termine, la cambiale, però sempre un debito è. Potete chiamarlo come vi pare, leasing, ricevuta bancaria, l'ho già detto. Non mi fate ripetere, è più brutto, è più la parola cambiale è brutta, però sempre un debito avrete. Chiamatela come vi pare, ma sempre dei soldi a qualcuno dovete dare. Poi vedo in qualche video, ogni tanto qualcuno riprende il cruscotto, vedo, mamma mia, un albero di Natale spaventoso lì. Però lo fanno tutti, dai, basta resettarlo, via discorrendo, stai attento a quelle cose lì. Le gomme, guardate che stagione c'è. A metà di ottobre ancora di settembre ancora guardate qualche stagione che è, quindi le gomme le possiamo cambiare a novembre, dai. Le gomme vanno ancora bene fino a novembre, le gomme vanno. Quindi siete a posto, dai. Solo che c'è questo problemuccio che l'azienda, ditta, agenzia, non vi ha pagato le ultimi 2 o 3 mesi e lì diventa un po' un problema recuperarli perché poi entrano in ballo dei meccanismi, no? Non sempre alla luce del sole, quindi sai, va a finire lì, ma non è di questo che vogliamo parlare. Parliamo invece dell'autista. L'autista può incorrere in quel rischio anche l'autista. L'autista può incorrere in una defaillance dell'azienda. L'azienda si trova in difficoltà e non paga. C'è da aprire una piccola parentesi. In questo mi onoro di essere stato sempre bravo, di avere sempre annusato in tempo quando il vento cambiava e di andarmene dalle aziende quando il tempo cambiava. Quindi la terz'ultima azienda dove sono stato è un caso un po' più emblematico ancora, no? Poi magari accennerò qualcosa, ma non voglio urtare la suscettibilità di no. Io un anno prima che succedesse il patatrac, me ne sono andato, sono pari con tutti. Per me qua a Livorno di qualcheduno ne dicono di ogni colore, per me no, per me è il signor tal dei tali, a me mi ha pagato, mi ha dato tutto, quindi io sono a posto, non ho da avere neanche 1.000 lire da nessuno. Anche la Cucco qua a me mi ha già liquidato, io sono a posto, liquidazione, TFR, ho preso tutto, tutto. Ferie, roll, permessi, li ho presi tutti, stipendio. Tutto, non devo avere 1.000 lire neanche da allora. Quindi mettiamo caso, l'azienda non vi paga un mese, vabbè, oh,
uno cerca di sopperire, se non è alla canna del gas, un mese va avanti, il mese dopo se vede che l'azienda traballa, non è più, te ne accorgi, no? Dal lavoro cala, i mezzi non vengono riparati, le gomme vengono cambiate a novembre, te ne accorgi, ci sono dei segnali, no? Che il vascello inizia a filtrare acqua, e allora uno prende il culo e se ne va, va dove deve andare. Se non trova un accordo verbale con l'azienda, va dove deve andare. Ci sono luoghi, come si dice, consoni per farsi dare il mal tolto, quindi uno va al sindacato, all'ispettorato, va dove crede meglio che sia, e nel giro di poco i suoi soldi le riprende. Anche i miei colleghi, quelli là della ditta che dicevo prima, sono andati per vie traverse, ma li hanno presi. Ma li hanno presi. E questo diciamo che è un capitolino chiuso, no? Questo per dire quanti soldi avete fuori, quanto poco siete tutelati, perché se quello prende il culo, scappa e se ne va, gnao, arrivederci e grazie. Voi, e credetemi, è pieno, di queste situazioni, specialmente in certe zone. È stato fatto carne da cannoni. Vabbè, passiamo oltre. Spesso sento dire che l'autista dipendente non può sganciare, non può andare qui, non può fare là, deve essere puntuale, preciso, ligio. È vero, è vero, è verissimo. È vero, è vero, è vero, è vero. È tutto vero. Tutto vero un cazzo, ma però vabbè. Io mi sono sempre fermato a mangiare dove volevo, con le ore che ho voluto. Certo, se lavori 5 ore, devi andare a Napoli, arrivi a Firenze e ti fermi a cena lì, quello ti dice cazzo, domattina basta che tu mi scarichi alle 8 a Napoli poi. Però se ti fermavi con 7 ore e mezza, 8 ore e un quarto, nessuno ti diceva niente, nessuno. Non ha mai detto niente nessuno, mai detto niente nessuno. C'è solo un'azienda che fa le bisarche, che paga gli autisti sul tachigrafo, devono fare ogni giorno 9 ore. 9, neanche, mai 10, non gli interessa 10 ore. 9 ore di guida o 13 di impegno. C'è un'azienda che è un'azienda grossa del nord Italia che paga gli autisti così, però io non ho mai lavorato così, mai. Però anche quello che vi racconta che è libero di fare come vuole, no? Di quello. La sera nei ristoranti ne ho sentite, ragazzi, di ogni colore. Sentivo questi padroncini, no? Che qualcuno ha avuto anche la fortuna di conoscere, che la sera si lasciavano andare a certe cazzate. Sentivi: la macchina è mia e io faccio il viaggio che voglio. Io là non vado, io là quello non lo porto, io quei rimorchi non li aggancio, io questo non lo faccio, io lì non vado. Se vuoi mandi i tuoi autisti, quelli che corrono, i corridori, la mia macchina là non va, io quel rimorchio lì non lo tiro, io quel carico non lo faccio, io qui, io là. Sì, lì da Buratti al tavolo, voglia te, guarda. La realtà era un po' diversa, ragazzi, la realtà era un po' diversa. Molto diversa, tutte le aziende dove sono stato io, tutte, tutte, Tirso, Nieddu, Cuccu, Free Trasporti, come si chiama quell'altra, Tio Delta, si avvalevano tutti dei trainisti, tutti di padroncini o trainisti, che poi è uguale, quando sei là cambia soltanto il discorso che in una, quando sei un padroncino tiri il tuo rimorchio, quando sei un trainista tiri il rimorchio dell'azienda che ti mette a disposizione, ma non cambia un cazzo. Non cambia un cazzo. Io non ho mai visto, ragazzi, quello che paga che non comanda. Farsi mettere piedi in capo da un padroncino con un camion, due camion, tre camion. Io non l'ho mai visto. Vi racconto questa. Quando ero da Gneddu. Vabbè, ma anche dagli altri, noi avevamo tutte le prese di forza, tutti, nei camion della Sardegna ci sono tutte le prese di forza per ribaltare i semirimorchi della Tabbia, perché in Sardegna non è che ci sia molta roba da trasportare in arrivo, e quindi c'è tanta, tantissima sabbia di tutti i tipi, caolino, feldespato,
come si chiama? Argilla macinata, frantumata, LM, quanta ne volete, ce n'è quanta ne volete. Quindi tutti i camion erano dotati di presa di forza, no? La presa di forza, lo sapete, per ribaltare i rimorchi, ha un costo non indifferente, perché se considerate il serbatoio dell'olio, la presa di forza stessa sul cambio, tutti i comandi, i tubi, l'olio che è all'interno, la presa di forza ha un costo. I padroncini non volevano sostenere questo costo, giustamente, cioè non è che uno viene a fare il padroncino, magari fa il trainista un anno lì da te, si va a spendere 3, 4, 5, 6 mila euro, non so quanto può costare una presa di forza, e poi magari un anno dopo va a fare un altro lavoro, che cazzo ci fa? Quindi i padroncini non l'aveva nessuno, a parte qualcuno che aveva fatto degli accordi, aveva stretto degli accordi con l'azienda. Aveva messo la presa di forza, aiutato dall'azienda stessa a mettere la presa di forza economicamente, e quindi lui faceva i semirimorchi ribaltabili. Gli altri no, gli altri no. Però, siccome sempre per ritornare al discorso che chi comanda paga, chi paga comanda, avevano sopperito a questo discorso qua. Seguitemi. Tu non hai la presa di forza, non puoi ribaltare il rimorchio. Bene, ti abbino insieme a un autista. Ti abbino insieme a un autista. Domattina vai via insieme all'autista. L'autista scarica anche il tuo semirimorchio, provvisto di presa di forza. Scarica anche il tuo semirimorchio e poi tu vai a fare il viaggio con il rimorchio che ti ha scaricato l'autista. Prima che qualcuno si indegni, venivi pagato, eh? 25.000 lire fino a che c'era la lira. Come ci venivano pagati gli scarichi con il traspallet, 25.000 lire, 20 euro quando si passò all'euro, 20 euro quando si passò all'euro. Quindi tu ribaltavi il rimorchio di qualche padroncino, ti veniva dato questi 20 euro di bonus. Se trovavi il padroncino affiatato che conoscevi, che avevi un certo feeling, era uno scherzo, perché mentre tu scaricavi il tuo, tu logicamente agganciato andavi dentro la ceramica, ribaltavi il tuo, va bene. Lui nel frattempo si preparava il suo, toglieva il telo, metteva i perni, levava le eventuali cinghie, catene, quello che c'era. Tu sganciavi, riagganciavi, rientravi dentro, ribaltavi anche il suo e te ne venivi. In un'ora facevi tutto, un'ora e un quarto facevi tutto. C'è stato dei casi dove autisti di padroncini, più che altro autisti di padroncini, specialmente con l'avvento dei primi autisti dell'est, quelli che viaggiavano in tuta Adidas impeccabile, con le ciabattine Fly Flott bianche e, come dice il Pezzullo, con il colletto della camicia, con il colletto della polo rialzata, no? E quelli, diciamo, i cucadores del trasporto. Quelli piantavano grane, quelli ti dicevano: oh, io non toccare niente, tu, io mica devo. Lì succedeva dello scontro. Tu non tocchi niente, va bene, aspetta, prendevi il telefono, chiamavi l'azienda, dicevi: guarda che questo qua non vuole darmi una mano, non vuole fare un cazzo, aspetta che. 99 su 100 poi veniva riportato a buoni propositi, perché magari l'azienda chiamava il suo principale e gli diceva: oh, ascolta amico, quello là sta facendo storie, bada, perché sempre per il discorso che avevo fatto, là che c'erano delle guigne, delle facce, guigne in toscano vuol dire facce, non indifferente, te lo dicevano una volta: oh, me la dai una mano a scanciare il telo? No, no, io, ciao, boom, metteva in moto e si levavano da coglioni. Lo dicevano e lo facevano, eh. Cioè, non è che era gente che poi prendeva la telefonata del capo quando era a Modena Sud e tornava indietro a riscaricarti a Sassuolo, col cazzo, quello prendeva e se ne andava. Poi quando era a Livorno si vedeva le storie che c'era da qua. Intanto te stavi là e allora lì doveva deviare un altro: corri, vai là, sei ancora lì a Sassuolo, guarda, è successo. Ti raccontavano delle cazzate, ovviamente. È successa una cosa, devi scaricarmi anche quello. E c'è stato delle mattinate che ne abbiamo scaricate anche più di uno, eh. Però erano 40 euro. Quei 40 euro là ti venivano buoni per i contributi della pensione, ma siccome non ci capisci un cazzo, non sai una sega,
Non te lo spiego neanche come funzionava questo. Non te lo spiego perché così. Va bene. C'era un padroncino di questi qua che non voleva neanche venire su e scaricare i rimorchi abbinati a un altro autista, no? Perché i rimorchi di sabbia sono pesanti. E i rimorchi di sabbia sono pesanti. Sono 300 quintali e a volte anche di più. Sono 300 quintali e anche di più a volte. Quindi usciva fuori che consumava troppo qua. Io voglio fare collettame, vino, birra, sughero, lana di roccia, che era uno dei viaggi più ambiti che c'era. La lana di roccia, quella della Rockwool da mettere, no, come coibentazione, via discorrendo. Questo va, piantò un po' di grane, un giorno, due, tre, poi un giorno lo chiamò il disponende, che là di disponendi ce n'erano quanti ne volevi, tre o quattro, uno per il frigo, uno per la sabbia, uno per le navi, uno per gli imbarchi, uno per gli sbarchi. Di disponendi ce n'era quanti ne volevi. Lo chiamarono e gli disse: ascolta, buon uomo, guarda, vieni qua, ti dico una cosa. Qua si lavora così. Qua si lavora così. Se ti va bene, sei ben accetto. Se non ti va bene, vai dove pensi di star meglio, perché qua si lavora così. Questo era un guappetto, no? Un guappetto, insomma, un guappetto, dai. Tutto tronfio, uscì di là. Io non ero presente, ma mi raccontarono i colleghi che erano là in piazzale. Ah, io me ne vado, io la mia macchina non la faccio lavorare così. Io non mi faccio prendere per i coglioni da nessuno. Brubi barabara su barasù. Prese e se ne andò. Arrivederci e grazie. Prese il suo volvettino e se ne andò fuori dai coglioni. Passò 4-5 giorni, 6 giorni, là in Sinterman, in Darsena Toscana, in Sinterman. Rivedemmo il tipo lì, il buon uomo, con il rimorchio agganciato dei nostri. E ve l'ho detto, là c'era gente che non è che passava inosservata. Fermo, fermo! Lo fermò. Che hai fatto? Che vuoi? Che voglio? Ma come? Non sei già più preso per i coglioni? Che hai fatto? Hanno allentato i coglioni? Tu che cazzo ne sai io degli accordi che ho preso? Ah, hai preso gli accordi? Tu hai preso gli accordi? Io ho preso gli accordi! Sto ha fatto una figura di stramerda, non la voleva giustamente, perché difendersi è umano, difendersi è umano quando uno fa qualcosa. La difesa è umana. La difesa è umana. Non chiedete mai a un autista o anche a un padroncino che ha fatto un danno, che ha fatto un incidente, come è andata. Perché tanto io non ho mai chiesto, ma com'è successo? No, non l'ho mai chiesto. Perché tanto tu me la racconti come vuoi. La macchina che ti ha strinto, il faro che ti ha abbagliato, la perecina che è entrata, il calabrone. E la ciabatta umida è umano, difendersi umano, fai bene, fai bene. Quindi io non ti chiederò mai cosa è successo, com'è andata. Com'è andata lo sai solo tu, lo sai solo tu che l'hai fatto. Quindi mi puoi raccontare quello che cazzo vuoi, ma prima che tu mi racconti una cazzata non te la chiedo, e così io mi faccio i cazzi miei, te ti fai i tuoi e finisce così. Insomma, questo qua diceva di aver preso accordi speciali per tirare la sabbia, no? Faceva intendere che veniva pagato. Vabbè, questo disse: no, per il culo noi da te non ci facciamo prendere. Quando capitò in ufficio, chiedemmo al disponente: ma il tipo là ha preso degli accordi speciali? Vedo che loro si misero tutti a ridere. Sì, ha preso degli accordi. Ha preso che è rientrato subito di corsa. E ha chiesto anche qualche anticipo su quello che doveva avere, perché se no stava col camion fermo. Era stato 3 giorni in giro a cercare di attirare con qualcuno, non gli conveniva, non gli piaceva, non lo so, poi sono cazzi suoi quello che ha fatto. Che successe? Ritornò a marcia indietro nel piazzale. Scusa capo, qual è il rimorchio? Stavo scherzando. Qua non si può neanche scherzare. E finita lì. E anche questo pensiamo di.
I contributi. Allora, io conosco un ragazzo, 1959, alla stessa mia età. Siamo amici da ragazzini. Abitavamo a 500 metri l'uno dall'altro e ci conosciamo dall'età di 12, 13, 14 anni. Poi siamo usciti fuori insieme, poi ognuno prende la sua strada, no? E via discorrendo. Questo è stato tutta la vita praticamente un padroncino. Ha fatto il padroncino sempre e comunque. Un bel padroncino, macchine sempre nuove, sia le vetture che i camion. Di vetture ne ha avute anche più di una insieme. E sempre pulito, sempre impeccabile, lavori scelti, faceva sempre dei lavori, diciamo, non sporchi, non gravosi, dai, dei lavori puliti, va bene? Questo mio amico, quando io decisi di andare in pensione, quando io iniziai a pensare di andare in pensione, lo trovai in darsena e gli dissi: sto lavorando di testa per vedere di smettere, perché per me scendere dal camion era una cosa impossibile, no? Io avrei andato avanti, dissi: voglio vedere entro la fine dell'anno di smettere. Dice anche io. Dice: voglio vedere se smetto. Lui ha una settimana o due meno di me. Siamo nati nello stesso mese, nello stesso anno. Mi disse: anch'io voglio vedere di smettere, voglio vedere di finirla, perché basta. L'orologio gira, quanto cazzo devo lavorare, no? Poi magari uno una mattina si trova un pippolo in un ginocchio, va dal dottore e gli dice: guarda che te ne è rimasto da campare 6 settimane. E quello dice: che cazzo, mi sono goduto una sega. E io ero entrato un po' in quell'ottica lì, volevo smettere, cominciavo a maturare l'idea di smettere, rimandavo sempre di 3-4 mesi, smetto, cioè, a febbraio, come le gomme, no? Smetto a febbraio, smetto a novembre, smetto a giugno. Rimandavo sempre un po' questo discorso di smettere. Passa 3, 4, 5 mesi, non ricordo, passò un po' di tempo. A Bologna mi infilo dentro Cantagallo, là. Dopo 10 minuti mi sento chiamare. Oh, mi giro, era lui. Oh, ciao, allora, andiamo a prendere il caffè, vamo a prendere il caffè. Vedo, chiude il camion, no, col telecomando. Io ero abituato a vedere il camion che aveva prima. Ha sempre avuto Scania, comunque. Vedo chiudere il camion, vedo bip, accendere le luci. Cazzo, uno Scania fiammante, nuovo di zecca, ultimo tipo, l'S540, 560, com'è? Quel colore bello, quel colore verde, metallo, non è verde, cioè non so definirlo, quel colore strano, no? Che fa Scania, bello, mi piace. Tutto minigonnato. Lui non è uno che i camion li customizza, no, 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 è uno di quelli che le prende belli, ci spende, le prende belli e le lascia così. Però cerchi in lega, minigonne, spoiler, qui, là, tutto quello che c'era non mancava nulla. Io rimango a bocca aperta. E aveva cambiato anche totalmente genere di lavoro. Aveva una vasca, una bella vasca nuova di zecca, di alluminio, della Menci. Madonna, cazzo, mi dico, ma che cazzo hai fatto? Cioè, mi avevi detto che volevi smettere, no? E volevi andare in pensione. Dice in pensione. Sono andato a farmi fare due conteggi dopo poco che ci vedemmo. Lo sai quanto mi danno di pensione? E quanto ti danno? Se non arrivo a 700 euro. Boh. Cioè, mi terrorizzò, no? Perché anch'io avevo deciso di andare.